Benvenuti a questo incontro, l'ultimo che chiude i percorsi di nutrizione funzionale di questo ciclo del 2020 e in particolare l'incontro Nutrire la longevità. Cosa significa prima di tutto nutrire la longevità? In una precedente presentazione vi ho parlato del fatto che invecchiare non significa necessariamente andare incontro a una degenerazione, ma che si può assolutamente invecchiare in salute. Quindi fare qualcosa che promuova la longevità e quindi ci permetta di vivere più a lungo deve anche implicare il fatto che non ci ammaliamo. Perché invecchiare e diventare appunto più vecchi, ma da malati, non è una cosa che vogliamo, dobbiamo desiderare. Dobbiamo invece desiderare di vivere più a lungo e soprattutto senza malattie. Stiamo parlando davvero di come preservare la nostra salute, di come farlo attraverso l'alimentazione. E in questo modo avere un invecchiamento che sia quanto più possibile fisiologico, sano e che ci permetta di avere la massima energia e i massimi benefici metabolici a tutte le età, in tutte le fasi della nostra vita.